Buongiorno, benvenuti e benvenute al caffè numero 18. Riprendiamo dopo la pausa estiva con i nostri appuntamenti e il nostro palinsesto che ci accompagnerà per tutto l'autunno e l'inverno. Oggi abbiamo un caffè speciale perché eh, contenuto e contenitore coincidono. Infatti il tema a cui abbiamo dedicato questo caffè è eh, il mondo LinkedIn e HR, e ovviamente ne parliamo su, su questa piattaforma, ma tanto per complicare, quindi parlare di LinkedIn al quadrato, eh, ne parliamo appunto con Francesca Barbiero, eh, una persona difficilissimo da presentare, eh, tanto perché ha una bio lunghissima e eh, piena di cose strepitose che fa e che ha fatto. Io semplifico, Francesca, poi tu ovviamente... Aggiungo, togli sulla base uh -huh. di come ti senti, consulente, speaker, eh, esperta del mondo ICHAR da cui proviene e a cui presta ancora consulenza, ma soprattutto esperta di, eh, di digital e appunto LinkedIn al Quadrato, perché è la prima eh, LinkedIn Talent Solution Partner italiana che è stata nominata ormai tempo fa. Grazie, Francesca, per essere con noi per questo caffè. Ti sei dotata di tazza, tazzina? Eh, allora, tazza. Perfetto, ah, sono pronta. Bene, prontissima, ottimo. Come stai intanto? Ti sei ripresa da, dalle vacanze? Perché, insomma, Ma guarda, è anche effettivamente è una buona domanda perché quando si fanno le vacanze con i figli piccoli in giro è un po' faticoso e quindi aspetto l'inizio delle scuole definitivo con grande enfasi. <ride> esatto, <ride> ci siamo. Allora, senti, eh, il tema di oggi io credo che sia veramente di grandissimo interesse rispetto al mondo delle risorse umane, lo era pre-Covid, ma il Covid ci ha messo di fronte proprio alla eh, imprescindibilità di uno strumento come un social e di un social professionale come LinkedIn, eh, anche e soprattutto per il mondo delle risorse umane. Allora, ci vuoi un pochettino così raccontare eh, in termini eh, ancora molto, molto alti, eh, che cosa è il mondo? LinkedIn per il mondo delle risorse umane, quali sono le opportunità o anche i limiti che, che offre a questo ambito? Allora innanzitutto ti, eh, ti rispondo con eh, diciamo l'emozione e la passione che già nel 2008-2007 quando mi iscrissi, quindi parliamo insomma di, di parecchi anni fa, mi colse quando ero in azienda e vidi questa piattaforma e pensai Oh perbacco, qua c'è la rivoluzione. Sta arrivando la rivoluzione. E devo dire che, Giorgia, siamo nel 2021 e parliamo di questo ancora un po' con un'enfasi, come da eh, nuova, nuovo strumento che allora lo potevo capire. Dieci anni fa ancora lo potevo capire. Oggi chi si pone ancora in questo modo nel mondo delle risorse umane è, è, probabilmente non ha visto un treno che passava e che, e che forse allora era troppo veloce. Però oggi è inesorabile per tutti e come hai detto tu, la pandemia ha accelerato una consapevolezza che era già lì. No? Quindi questa, mh, questa consapevolezza fa parte un po' di tutti quei nodi che sono arrivati al pettine. Che cosa vuol dire LinkedIn oggi per le risorse umane, ma più ampiamente per le organizzazioni? vuol dire mettere le risorse al centro, dove risorse sono sicuramente le risorse umane, quindi le persone, eh, riconoscendo il loro valore in un'attività di empowerment che non può più essere top-down, ma deve essere condivisa. Quindi eh, riguarda i processi più ampiamente intesi, quindi non solo la, come dire, il recruiting, no? l'hunting, l'employer branding, quindi sono ovviamente... Più chiaramente no, esplicitate no, dalle azioni di LinkedIn, ma un po' tutti i processi di vendita, i processi di acquisizione anche di nuovi fornitori, la, il benchmarking con altre, mh, con altre società, no, quindi l'analisi la, dei business no, è tantissimo. Quindi oggi vuol dire per le risorse umane LinkedIn la consapevolezza che è fondamentale come tool, come strumento da utilizzare veramente in modo orizzontale nelle organizzazioni e a vario titolo. Quindi non è solo un tema di saperlo usare per acquisire, come dire, nuovi talenti o per comunicare il valore dell'azienda, ma è proprio una competenza da diffondere per avere, come dire, uno strumento potentissimo, se mi permette, di business intelligence, che una volta si faceva solo in un altro modo, no? Quindi con attività molto più... Um, one to one uh, attraverso della lobby più, più dedicata non la sostituisce, la integra. LinkedIn non sostituisce nulla, integra, ok, però tantissimi processi. Senti, dal tuo eh, osservatorio, mh, cosa vedi rispetto a, a questa opportunità, a questo scenario e a come poi le aziende, magari nello specifico le aziende italiane, utilizzano LinkedIn, si posizionano eh, appunto su questa piattaforma? Allora, io vedo tante cose diverse, ovviamente ci sono delle, delle realtà più virtuose e delle realtà meno virtuose. Spesso vedo molta incoerenza, ovvero si pagano eh, società di consulenza che arrivano appunto da un'esperienza più di branding e marketing perché si deve essere su LinkedIn, perché la pagina LinkedIn deve essere fatta. Poi dopo vedi dei profili degli stessi primi rappresentanti delle organizzazioni che sono veramente non voglio insomma, dare un giudizio troppo di merito, però inadeguati ecco, rispetto al loro ruolo e alla responsabilità di rappresentare un'organizzazione che fa lo sforzo dall'altra parte di, come dire, eh, lavorare alla propria immagine in modo coerente con i propri contenuti. E quando le persone non posizionano al meglio i loro profili e la loro, come dire, la loro personalità, anche attraverso questi canali, implicitamente noi. Eh, in qualche modo mh, desumiamo no, delle considerazioni, la percezione che noi abbiamo di queste cose è abbastanza forte. Magari è dissonante rispetto alla, alla realtà: la verità è che non si stanno sfruttando al meglio le opportunità per fare un lavoro di valore. Ancora. Senti, mi fai degli esempi un po' più concreti, secondo te, di quali sono delle, mh, delle azioni o delle strategie inadeguate rispetto allo strumento e che quindi poi comunicano appunto questa dissonanza a cui facevi riferimento? Eh, guarda, eh, mh, allora, innanzitutto c'è una prima riflessione da fare. Eh, se LinkedIn è vero. LinkedIn ha avuto un'evoluzione pazzesca, no? Quindi eravamo prima solo tipo persone che si connettevano fra loro, poi si sono sviluppate le pagine aziendali con tutta una serie di feature che all'inizio non c'erano, poi gruppi, poi corsi, poi la possibilità di scrivere, di seguirsi, insomma, tantissime cose. Quindi alcuni si sono fermati a una consapevolezza molto, molto relativa di questo. E quando dico che non è adeguato la, diciamo... Um, l'immagine um, che loro portano come, come azienda e alle persone è perché magari um, c'è una produzione di contenuti una condivisione a livello di, uh, di pagina che però non corrisponde a quella delle persone oppure c'è una produzione di contenuti delle persone che è estremamente sbilanciata verso quello che fa la loro azienda quindi Qua bisogna fare una riflessione, i profili sono delle persone, che sono profili personali ed è giusto che restino così. Però le persone vanno abilitate, no? quindi questo empowerment digitale di cui parliamo è il fatto di far vedere loro l'opportunità che ha tutto tondo questa valorizzazione dei loro profili e della loro partecipazione no? alla narrazione diciamo, che, che avviene su LinkedIn, um, insomma a cosa corrisponda. Io vedo che eh, sai che io oggi oramai riconosco non solo i eh, CEO o le CEO a cui viene scritto copie che loro incollano su, sul loro status, ma capisco anche chi gliel'ha scritto, cioè, non è fatto per eh, ehm, trasti traslare quello che una volta erano eh, sai, le pubbliche relazioni, no? chi si occupava delle pubbliche relazioni sul profilo delle persone, è fatto per far emergere veramente il valore, in coerenza tra l'altro con quello che si dice nei loro copi aziendali, dove si dice da noi, noi facciamo esprimere le persone, possono stare qua, stanno bene, stanno così, stanno così, loro sono loro stessi, e LGBTQP e tutte le cose. Tutto questo non corrisponde solamente a degli slogan, vuol dire che poi io, questa roba qui, la devo vedere nelle persone che esprimono, no, e perché non c'è? Perché non sono educati digitalmente a comunicare così, perché sono inibiti in realtà da un comportamento che è dissonante rispetto ai grandi proclami che vengono fatti da altre parti, o perché magari gli vengono messe in bocca delle cose, perché ci sono fior fior di aziende che ti mandano no, quello che devi scrivere, e che giustamente le persone non si sentono di, eh, di rappresentare. Quindi. Io comunque tutte queste domande me le faccio, no? E spesso ci sono addirittura dei profili che questo è veramente vergognoso, inaccettabile non compilati, cioè persone che hanno fior fior di ruoli che hanno, Giorgia, ma veramente in modo frequente il nome e il cognome invertito, le lettere del nome e il cognome minuscole, il testo... Quindi anche proprio con superficialità e poca attenzione. ...aggiornato alle calende greche, allora no, cioè così mi stai dicendo comunque che non ti interessa, che non ti interessa non LinkedIn, ma non, non ti interessa e non hai capito, probabilmente questo è molto grave per le competenze di oggi, che dall'altra parte tu hai della gente che legge, che segue, che segue te per i tuoi contenuti o che segue te per il tuo ruolo, quindi c'è una commistione no, fra... La, il tuo profilo, il tuo ruolo che comunque deve riflettere no? quel, quel profilo, quella presenza, quella partecipazione. Allora, mi hai fatto venire in mente un sacco di considerazioni. Intanto tu sei partita parlando di quelli che sono un po' i profili più rappresentativi di un'azienda e quindi di questa incoerenza che ehm, eh, non nasconde neanche troppo bene il fatto che ci sia magari qualcun altro che scrive e il fatto che siano dei profili talmente istituzionali che poi perdono il valore di presentazione della persona, diventano freddi, diventano al pari della pagina aziendale, e questo è chiaro: è pieni di hashtag, come se il CEO, la CEO. Chi se... parla con gli hashtag, capito, ma dai, ma, dai. ma forse all'inizio, quando uno non sapeva ancora come funzionavano queste cose, ma io mi vergognerei se un'agenzia mi passasse o un copy interno mi passasse quattro righe di scritte e otto hashtag nel, nel testo. È come parlare in modo sincopato, cioè veramente fai una brutta figura anche. Scusa se ti ho interrotto, ma mi ha venuto l'immagine. No, no, invece lo trovo molto, molto utile perché come dici tu probabilmente fa riferimento ad una modalità e ad un linguaggio che poteva andare bene un po' di tempo fa, adesso insomma forse comunica qualche altra cosa, non più l'hashtag, ma comunica... Che io Tutto sono una sostenitrice, che non esista al buon senso, ok, ma che esista il senso della misura. cioè tu ti devi chiedere perché, quando, a chi, ok, tutte queste, quindi il senso dell'opportunità di fare o meno un'azione e della misura con cui queste azioni devono essere fatte. Alla stessa, alla stessa maniera, io ho un utilizzo abbastanza um, detox, diciamo, dei del social. Perché, perché io prontamente nascondo tutte le persone a cui sono connessa che hanno un uso bulimico della piattaforma, cioè bam, bam 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 che pensano che siamo ancora al televideo e che tu sei la Rai, cioè non è così. Ok, la persona che ha voglia di partecipare deve misurarsi in funzione del valore che porta alla propria rete e deve capire che un conto è se io ho cliccato il pulsante segui, no? Sai che adesso si può non solo avere il pulsante connect, ma anche il follow. Io l'ho messo da parecchi, mh, parecchi anni, ma non perché non voglia connettermi con le persone, perché sempre poi si può anche chiedere la connessione alla persona, ma perché questo, questa abitudine a connettersi in maniera come dire, dissennata, perché non ti conosco, non mi stai scrivendo perché vuoi essere connessa con me, che bisogno hai... Non c'è nessun motivo reale se non no. avere eh, follower. Esatto. Allora, segui i contenuti se sei interessata ai miei contenuti, ok? Se invece vuoi una richiesta di connessione, articola un pensiero, perché non dobbiamo perdere anche quella buona pratica sociale di avere a che fare con degli esseri umani dall'altra parte, che comunque si sentono da questo click in qualche modo interessati, come se tu bussassi alla porta e poi dopo non rispondessi quando uno chiede chi è, capito? Cioè, stiamo parlando veramente delle norme sociali portate su un canale che può essere un'opportunità incredibile, ma bisogna che questa relazione di rispetto nei confronti degli altri ci sia sempre. E rispetto degli altri è un po' il... Um, come dire, il fil rouge, no? Perché anche quando tu non, non compili un profilo, non segui una certa, come si chiama, una certa pratica adatta per quel tipo di contesto, ma anche di rispetto. Io faccio sempre dei, dei, degli esempi pratici. In chiesa si va con la canotta, il pantaloncino, la gonna, no, c'è sempre no, quella cosa eh, quando vai anche in giro per le vacanze e dici, oddio, magari vado a fare un giretto ad Assisi, mi porto una, una maglia, mi metto i pantaloni in un certo modo, rispetto il codice di quel contesto. Invece anche rispettare il codice del contesto, LinkedIn, che non è un social network leisure, ma un, un social network professionale, vediamo che non è da tutti rispettato e quindi non è rispettato l'utilizzo poi che anche gli altri possono fare, no? E faccio riferimento a personaggi che condividono queste, continuamente queste storie strappalacrime che copie e incollano da chissà dove e via tutti a mettere like in maniera veramente incontrollata perché comunque toccano la pancia, no? Sarà che noi di PNL, di queste cose, ne parliamo da molto più tempo che che venissero appunto inserite nei, nelle conversazioni social e ci rendiamo conto. Ma la verità è che è abbastanza vergognoso vedere come viene utilizzato da certi profili. Questo viaggio dell'eroe, per cui l'eroe manager, Giorgia, c'è gente che usa l'hashtag eroe manager. Io mi prendo <ride> i screenshot e mi domando: ma perché una roba del genere? Cosa ti spinge? Chi te lo ha detto? Perché l'era della megalomania e del c'è un uomo solo al comando è finita, no? Lo abbiamo letto e lo abbiamo visto in tanti contesti e quindi questo uso dissennato e incontrollato non solo di chi condivide questi contenuti ma di chi gli mette like mettere like a questi contenuti comunque esprime da questa parte di chi legge perché ricevo una notifica e vedo Giorgia Ortula Barbera ha messo like a Tizio Caio e quindi io dico ah guarda Giorgia vediamo a chi ha messo like perché comunque appare e se io continuamente vedo che tu metti like facciamo l'esempio fra noi per non offendere ovviamente nessuno Ah, eh, il colonnello dell'aeronautica che continuamente non si sa manco se sia vero il profilo e comunque continua a condividere storie strappalacrime prese da ovunque. Perché? Perché probabilmente lui ha capito che così ha un seguito e a lui piace fare così, ma che lui voglia fare così non vuol dire che io tutti i giorni devo vedere che Giorgia mette like a questa cosa qua, perché comunque io deduco una serie di... Considerazioni che riguardano Giorgia, non che riguardano il colonnello che non certo. conosco, se esiste. No? Quindi è un tema anche di valutazione di comportamento e anche tante persone che lavorano alle char, eh, fanno questo hanno questo uso leggero, diciamo, della, della piattaforma. Mi veniva una riflessione e poi diciamo un'ultima domanda perché siamo addirittura d'arrivo, il caffè si è freddato. <ride> e... Allora, eh, la riflessione è questa. Mm... Eh, su LinkedIn eh, ci approcciamo probabilmente proprio perché è un social professionale con quell'attenzione che noi riserviamo ai contesti professionali e così come non ci verrebbe mai in mente di utilizzare dei toni delle parole o delle modalità o dei comportamenti o di presentarci vestiti in un determinato modo in un contesto professionale allo stesso modo LinkedIn ti impone di prenderti un tempo ed evitare appunto quelle reazioni di pancia che invece come dicevi tu eh, diventa frequente con i like e anche eh, con i post quindi ecco LinkedIn forse se in qualche modo dovrebbe aiutarci a prenderci quei 30 secondi di pausa e dire ma qual è il modo migliore per reagire a questa cosa per rispondere per commentare diversamente sì. poi da una deriva che invece magari su altri social è, è difficile far tornare eh, indietro sì, eh. possiamo proporre ufficialmente a linkedin che metta un timer e nel timer esatto. <ride> sei sicuro che questa cosa sei proprio sicuro che questa cosa sì. non è per te un'immagine esatto. Una, una caduta d'immagine e di stile certo. guarda se c'è una cosa in cui io ho capito più insomma negli ultimi due anni in maniera più importante rispetto ai precedenti è che sai io non sono l'unica persona che ovviamente parla di questi temi no? che afferiscono il mondo del personal branding utilizzando tra l'altro appunto questa locuzione che non è tanto appunto delle risorse umane ma viene dal mondo del branding e del marketing e che a me non ha mai convinto fino in fondo no? io parlo di Valorizzazione del capitale umano, quindi un tema molto più Silicon Valley Palo Alto che Silicon Valley mondo digitale, no? Però questi mondi si sono, si sono sovrapposti. Io arrivo dal mondo delle risorse umane e sono un'esperta di questo mondo che continua tra l'altro a studiare in questa, in questa direzione. Chi però ha preso il filone del ah sì l'agenzia LinkedIn come mi ha fatto Facebook per il prodotto e come mi ha fatto Facebook, Instagram o Twitter allora che adesso magari è utilizzato in modo un po' diverso o Twitch o, mh, o TikTok. Ecco, secondo me LinkedIn ha bisogno di una riflessione che non è tipica dell'agenzia di marketing eh, che cura quel tipo di attività e invece ha bisogno proprio di un'integrazione. Un Quindi... Um, secondo me um, va fatta una riflessione un po' capito più, più, più in questo senso. Per cui uh, tutti quelli che fino adesso sono stati dei modelli sono stati invitati anche da fior fior di capitani di industria. No? Io adesso lo declino al maschile perché prevalentemente sono, sono maschili. Sei noi che ci tengo molto in realtà a tutto però non ho visto tante Capitane. Tranne Silvia Bolzoni lo possiamo dire, no? <ride> Silvia, we love you. Eh, no, però è vero che così come Silvia ha invitato Daniel Goleman, eh, voglio dire, nei suoi eventi, eh, non faccio nomi, eh, ma fior fior di eh, Capitane di Impresa hanno, cioè si rifanno ad altri personaggi, ad altri. Mh, come di altri fenomeni, no? Che, a cui poi, tra l'altro, di cui ricalcano no? lo stile, parlando di tutte queste grandi epopee. Imprese la verità è che, se uno è così, è giusto che, si, che si, come dire, si esprima così. Ma se non è così, noi cosa facciamo? Leggiamo degli status o vediamo dei profili? Diciamo: Ma chi è questo? Ma io non conosco questo qui. Perché per me, Mario Rossi era quell'altro, quello che conosco, che magari è più riservato e tutto. Invece. Come dire, di far emergere il valore unico delle persone, ci si è andati a, come dire, mh, infilare, no? incodare con devi fare come fa lui perché lui ha successo. Baco, cioè, per un Montemagno ci sono mille persone che non sono così come lui e quindi che si esprimono in maniera autentica e con gli strumenti senza forzare per forza di dover apparire, no? Perché poi insomma eh, abbiamo capito che c'è anche questo tipo di ehm, riflessione. che non, non so se ti è capitato di leggere questo libro di Thomas Chamorro-Premusnic che dice che c'è questo confondere la confidence con la competence. Non è che se tu Uh, cioè è una cosa di un tempo che è finito questo, no? Però effettivamente siamo pieni di persone che apparire più dell'essere. Invece no, è proprio quell'essere lì. Ognuno deve occupare il proprio spazio narrativo ed è arrivato il momento anche per interrompere una cattiva narrazione dei social network che sono pieni di gente eh, incattivita e spesso ignorante che comunque occupa uno spazio perché noi non abbiamo occupato il nostro. La colpa non è di quelli che lo occupano lo spazio. Ma la responsabilità oggi è che quel 5% di incazzati con, con il mondo vengano messi nel loro 5% di spazio, perché tutti gli altri debbano riflettere il loro mondo eh, offline, anche online, perché ricordiamoci che non è virtuale, inteso come un mondo che non è reale. Certo, Questo finto. è lo spazio in cui noi comunichiamo, ma è tutto strareale e dobbiamo finalmente rimboccarci le maniche tutte a partire da quegli HR e quelli HR che sono un esempio sono il primo esempio, sono finalmente quelli che al posto che stare interni all'azienda sono affacciati alla finestra di un'organizzazione che prima era una scatola nera e che adesso invece è una scatola trasparente e lo devono, lo, devono lo devono incarnare quel ruolo. Se una volta potevano permettersi di essere persone che non avevano voglia di andare verso gli altri a comunicare, ma facevano dei lavori più di staff, eh? oggi no, oggi no. Quelle persone devono avere anche la capacità di relazionarsi pubblicamente, ma non impreparati ovviamente, preparati ovviamente a questo, a questo contesto, per far anche da esempio a chi c'è e chi eh, deve vedere in loro una opportunità di espressione autorevole, consistente, autentica. Quindi non vuol dire prendo ah, il microfono e vado, ok. Però, insomma, farlo perché porti valore alle persone, a loro stessi, ovviamente, sempre, ma anche al gruppo e quindi alle aziende che, che rappresentano. Allora, prima di chiudere, volevo ringraziare Carla Giulia per il commento. Condivido assolutamente ciò che si dice sull'uso troppo generalista e opportunista della parola buonsenso. Il senso della misura è veramente da pochi. Eh, esatto. Il senso della misura. E, sì. m, quella proposta, secondo me, può diventare molto interessante per LinkedIn, dare un, un timer assolutamente! Change.org. <ride> Assolutamente un chain, Ecco appunto, utilizziamo i social per fare esattamente quello okay. che vorremmo eh, accadesse. Sui social c'è un altro commento: c'è la fobia eh, di essere presenti per emergere, ma vale sempre la stessa regola, garbage in, garbage out. Perfetto, se si contribuisce con posti incoerenti e dissonanti, l'uso del canale social è un boomerang. Grazie per le interessanti riflessioni, come sempre da Anna. Grazie a te, Anna, per questo commento, che vorrei sottoscrivere e invece purtroppo noto che non sempre eh, quella spazzatura poi viene tirata fuori, purtroppo insomma un po' una deriva eh, la noto anche su, su LinkedIn, assolutamente grazie però Anna e, insomma speriamo che, che sia così un ultimo commento, concordo sul fatto che i due mondi marketing e HR si devono incontrare su LinkedIn, assolutamente per valorizzare adeguatamente il profilo delle persone in linea con i valori aziendali è necessario che questi due mondi collaborino esatto, infatti a conclusione ehm um mm. Una, due tips per le risorse umane che vogliono invece promuovere un uso, lasciami dire così, un po' consapevole di, di LinkedIn eh, da parte delle, delle persone che lavorano all'interno del, del loro contesto. Abbiamo parlato di profili molto alti, ma poi in realtà l'azienda è fatta anche di tutte quelle persone che animano questo social da una prospettiva molto più personale. Quindi sono un Shar, voglio promuovere un uso eh, funzionale de, del social, cosa faccio? Allora, io sono una fan del design thinking e quindi anche non, eh, non fan di quelli che hanno le ricette uguali per tutti. Quindi, io la prima cosa che farei è in dire, a partire da un comitato direttivo, no, un momento di confronto, magari moderato da qualcuno capace di tirar fuori dei risultati, in cui si mette sul tavolo. Il rischio è l'opportunità di lavorare in modo più uh, attivo, coerente e di rivedere le proprie pratiche anche su LinkedIn come su altri canali, eh, perché non dobbiamo pensare che sia solo, solo LinkedIn, quindi in maniera un po' più completa, in modo da raccogliere anche sin da subito un po' quali sono i timori, i bisogni e tutto, e poi decidere insieme quali sono i passi da fare. Sicuramente dall'esperienza che ho avuto in questi anni... Ci sono anche tantissime letture, tantissimi video che si possono sentire e ascoltare per essere ispirati e per capire un po' meglio cosa stanno facendo le grandi aziende. Vedi, per esempio, LinkedIn e Microsoft che, fra qualche giorno, forse domani o oggi o domani, lanciano una diretta dove i loro CEO parlano del, dell'hybrid working. Quindi, guarda di che cosa stiamo parlando. Quindi, cose che hanno un impatto su tutto, su tutto il mondo. Quindi, Partendo dalla riflessione che non si può più non esserci, a qualsiasi dimensione eh, stiamo parlando, dalla piccola, media, grande azienda, io farei un confronto interno e poi coinvolgerei sì anche le risorse più giovani, ma non pensando che siccome sono più smanettoni gli xenials, i millennials o la generazione Z è da loro che si deve imparare. Da loro spesso si deve imparare l'auto tecnico, ma loro non possono avere quella visione, a parte allora oramai sì, però non possono avere quella visione strategica di impatto. E quindi su quello vanno fatte delle riflessioni. Ricordiamoci sempre che LinkedIn è la punta di un iceberg, ma è tutto il lavoro che viene fatto sotto che va comunicato e va reso coerente attraverso. Quella capacità di visualizzare no? e di sapere all'esterno, perché in questo momento, banalmente, Giorgia, sono certa che qualcuno di loro starà pensando. Non ho mai pensato al fatto che ci sia anche un rischio di dispersione delle informazioni. Se io non formo le mie risorse alla riservatezza su questi canali, non devo solo dire si può usare, non si può usare, ma porre degli accenti e delle attenzioni al fatto che se io dico che in quel giorno sto lavorando in quel posto. Io farò capire a ah, il mio competitor qual è il cliente. Ok, e ragazzi, cioè eh, qua è una deriva veramente più altro che deep web. Basta guardare bene, essere competenti nel leggere delle, dei fenomeni e si va molto avanti. Quindi ecco, io vorrei alzare un po' il livello e per arrivare a tutti, poi in maniera concreta e coerente, non fare il corso su LinkedIn così poi siete pronti, perché nessuno usa LinkedIn dopo il corso su LinkedIn. Non è sufficiente, quello è la fine di un percorso di consapevolezza per un piano di business più più integrato e più più consapevole sì, non si esaurisce con la tecnicalità. No, 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 assolutamente, sono d'accordo. Allora, Francesca, grazie per essere stata con noi per i contenuti e la tua esperienza che sono enormi. Mi spiace anche che, insomma, alla fine l'abbiamo risolta in mezz'ora quando abbiamo eh, voluto parlare. Vabbè, Ne faremo un altro, va bene. Quindi, okay. eh, grazie a tutte le persone che sono state con noi e chi ha eh, interagito. Il prossimo appuntamento è il 24 settembre con Mattia Marangon, parliamo sempre di linguaggi e linguaggi social e il focus. Sarà Lego per chi lo conosce allora. sarà insomma una bella esperienza. Per chi non lo conosce, vi invito a, a seguirci perché sicuramente sarà divertente. Bene, allora, grazie. buona giornata a te, Francesca. Grazie. grazie. Ciao. Ciao.